Adesso esplode, sì, boom! Ed ecco qua un altro pacco arrivato oggi fresco fresco, apriamolo subito e vediamo cosa c'è dentro. È un sacchettino gommoso, apriamolo subito e vediamo cosa c'è dentro. All'interno del pacco troviamo 10 sacchetti, in ogni sacchetto ci sono 5 palloncini colorati bellissimi e non sono dei palloncini normali perché, come potete notare, qua c'è un foglietto dove c'è scritto che bisogna tirarlo fuori perché all'interno del palloncino c'è un LED. Questo LED è pronto all'uso, però la batteria all'interno è scollegata, quindi dovete togliere questo e a questo punto chiudete il circuito e il LED si accende. Purtroppo è molto difficile farvi vedere qua quanto sono belli questi palloncini LED rispetto ai palloncini normali e quanto potrebbero piacere ai bambini. Sicuramente se andiamo a farli volare di notte riesco a farveli vedere meglio, però questi qua non volano. Come facciamo? Beh, molto semplice, possiamo andare ad acquistare una bomboletta all'elio. L'elio è molto leggero e dovrebbe farli volare. Però la bomboletta d'elio non ce l'ho e cosa possiamo fare? Possiamo usare l'idrogeno. Ecco, per chi non lo sa, l'idrogeno è un gas molto leggero, ancora più leggero dell'elio, e si utilizzava nei primi dirigibili che sono usciti nel mondo, però è stato dismesso, sostituito dall'elio perché l'idrogeno è molto infiammabile. Quindi in teoria, se possiamo riempire questi palloncini con idrogeno, dovrebbero volare. Ma come possiamo trovare l'idrogeno? In realtà c'è un'equazione chimica che mi affascinava molto quando ero piccolo a scuola e oggi è ora di provarla. Dice che se mettiamo del ferro con acido cloridrico, l'acido cloridrico si lega al ferro e libera l'idrogeno. Quindi se mettiamo un po' di ferro e aggiungiamo dell'acido cloridrico nella bottiglia, dovrebbe uscire dell'idrogeno. Urca. Troppo idrogeno. Come potete notare, l'idrogeno è altamente infiammabile. Ecco, purtroppo gli esperimenti non vanno sempre a buon fine, come potete notare ho delle protezioni, ma comunque sia, se non siete degli esperti non fatelo. A questo punto sulla bocca della bottiglia possiamo mettere il nostro palloncino, che come potete notare inizia pian piano a gonfiarsi. E siccome le reazioni chimiche avvengono più velocemente con il calore, ecco, aggiungiamo un po' di acqua calda qua per aumentare la velocità di riempimento del nostro palloncino. Ed ecco il momento della verità, adesso proviamo il palloncino LED ad idrogeno, vediamo come vola. Wow! Adesso facciamo un po' di fuochi d'artificio con i palloncini ad idrogeno. Accendiamo il palloncino. Purtroppo la procedura di gonfiaggio con l'idrogeno è molto lenta, inoltre, come avete visto, sia la procedura ma anche i palloncini gonfiati con l'idrogeno possono essere molto pericolosi, perciò vi sconsiglio assolutamente di rifare quello che ho fatto io in questo video a casa. E se volete i palloncini LED che volano, vi consiglio di comprare la bomboletta d'elio. E come al solito vi lascio il link di questi palloncini a LED meravigliosi sotto nella descrizione di questo video, e anche ovviamente della bomboletta d'elio, e mi raccomando, iscrivetevi.